Ciao a tutti, ben ritrovati! Questa settimana vi vogliamo proporre una lezione speciale. Con tutto il cioccolato che mangeremo ci vuole un po' di movimento. E allora, perché non fare una lezione formato famiglia? Vi starete chiedendo di cosa si tratta. È molto semplice. È una lezione che mette insieme baby gym, lezione di ginnastica artistica e qualche elemento di kage pilates. Buon divertimento! Partiamo con un riscaldamento semplice, come quello che fanno le mamme che sono iscritte ai nostri corsi fitness. Bambini, ragazzi, siete pronti a provare questa nuova disciplina? Molto bene, allora scaldiamo i nostri muscoli e riscaldiamoli con un po' di aerobica. Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. It's time for Africa. Listen to your dad, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment. Hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. Time for Africa. I'm way on my journey, biggie, biggie, mama. One A to Z. My T so sell on my journey, biggie, biggie, mama. From East to West. My T, waka, waka, my A. Three, two, one, go!
Mettiamo ora alla prova il vostro livello di collaborazione. Ecco degli esercizi che dovrete fare con un componente della vostra famiglia. Bambini, ora gli esperti siete proprio voi. Siete pronti a far vedere a mamma, papà, fratelli, sorelle e nonni come camminano gli animali? Iniziamo con l'elefante. Vi ricordate anche quello ballerino? E ora passiamo all'orsetto. Il prossimo difficilissimo, le rane, conigli. Ok, questo è divertente. I gamberetti. Chissà se mamma e papà riescono a fare anche il bruco. Un po' di stretching prima di passare alla parte più impegnativa ma divertente della lezione. Lo troverete un po' insolito. Sapete perché? Perché farete sia gli esercizi di ginnastica che facciamo di solito in palestra, sia quelli di Pilates. Guardate un po' che cosa si sono inventati i nostri istruttori. Can you feel it? Now it's coming back. Steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it, didn't understand. You were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo.
just a boy with a broken toy, all lost and coy. So it's here I stand as a broken man, but I found my friend. Now I'm falling down through the crashing sound, and you come around. And you rush to me, and it sets us free. So I fall to my knees. So say what you wanna know. Proviamo adesso un po' di elementi di ginnastica. Abbiamo creato due livelli, base e avanzato. Chi riesce a provare e a fare gli esercizi del livello base senza problemi, può provare a fare anche quelli dell'avanzato. Mi raccomando, non fatevi male e soprattutto fateli in sicurezza. Se siete insicuri, continuate a esercitarvi con gli elementi del livello base. Partiamo con la capovolta avanti, piedi chiusi, braccia attaccate alle orecchie, mettiamo le mani vicino ai piedi, appoggio la testa, guardo l'ombelico e rotolo. Se fate fatica, provate ad aprire un po' le gambe. Per imparare il coniglietto laterale, prendete un cuscino o un asciugamano e appoggiatelo per terra. Mettetevi ora a destra o a sinistra del cuscino, a seconda della gamba che vi è più comoda. Mettete ora un piede avanti. Se siete a sinistra del cuscino, mettete davanti la gamba sinistra. Se siete a destra, la gamba destra. Appoggiate ora le mani sul cuscino e provate a portare entrambe le gambe dalla parte opposta. Per imparare la verticale di testa, spostate ora il cuscino di prima vicino al muro o a un armadio. Così, se appoggiate la testa a terra, non vi farà male. Mettetevi in ginocchio davanti al cuscino. Appoggiate le mani vicino alle ginocchia, ma leggermente più avanti. Appoggiate ora la testa, in modo che formi un triangolo con le vostre mani. Assicuratevi di avere la testa ben appoggiata, non la fronte. Provate ora piano piano a staccare i piedi. Raggiungete una posizione di equilibrio e quando ci siete, stendete le gambe in alto. Per fare la capovolta avanti rialzandomi in piedi, il procedimento è esattamente quello della capovolta avanti. Questa volta però mi do una bella spinta e mi rialzo subito in piedi. Dopo esservi esercitati molto con il coniglietto laterale, provate a partire bene in piedi, con le braccia attaccate alle orecchie. Fate un grande passo avanti con la gamba che avete scelto. Appoggiate le mani oltre il vostro piede e con le gambe bene dritte porto i piedi uno dopo l'altro dall'altra parte. Assicuratevi di avere delle braccia forti.
Dopodiché, per iniziare, date le spalle al muro o a un armadio, appoggiate le mani a terra e provate ad allungare le gambe contro il muro. L'obiettivo è arrivare in verticale con braccia, pancia e gambe contro il muro. Quando ci siete, chiudete bene i piedi, stringete forte il sederino e spingete via il pavimento. E per finire, prima di salutarci, che ne dite di fare un balletto insieme? Questa settimana c'è una canzone che mette parecchia fame. Ecco a voi le tagliatelle di Nonna Pina. Speriamo che questa lezione vi sia piaciuta. Cogliamo l'occasione, noi della Ginnastica Laudense, per augurare a tutti voi una serena Pasqua.